toglierei, diciamo, il concetto di trappola, nel senso che ovviamente ognuno poi è libero di fare la sua politica e di prendere le proprie scelte. Quello che però era evidente è che dopo le elezioni europee, in particolare dopo il mese di maggio e i primi giorni di giugno, anche sugli scontri che ci sono stati in commissione sullo sblocca cantieri, ma poi anche in seno al governo, dove sono state bloccate tutta una serie di nomine, tutta una serie di opere, era evidente che c'era un malessere. Soprattutto dalla parte, diciamo, Lega, quindi tutti i ministri della Lega erano andati da Salvini a dire che non si poteva andare avanti perché Conte stava bloccando tutto. I sottosegretari abbiamo fatto varie riunioni, l'unico che ha cercato in qualche modo di risolvere, anche col rapporto diretto che aveva Di Maio, di tenere, è stato proprio Matteo Salvini, quindi ci sono state alcune, cose che hanno portato alla crisi ad agosto. Il primo è un tentativo, ovviamente, perché Matteo sapeva benissimo che l'uscita da un governo non sarebbe stata indolore, tendenzialmente chi fa cadere un governo non viene apprezzato in questo paese nell'immediato, noi abbiamo avuto già un'esperienza del genere tanti anni fa e quindi ci ha pensato molto bene. Secondo, sicuramente dovevamo mettere in sicurezza una serie di cose anche ad agosto, una di queste è anche la ricostruzione del Ponte di Genova con la rinomina dei commissari, ma anche il decreto di sicurezza bis e tutta una serie di decreti, lo sblocca cantieri che noi credevamo comunque e stavamo lavorando per sbloccare le 86 opere, ci sono 38 miliardi di euro bloccati che dovevano essere sbloccati a maggio, che Conte ha tenuto lì fermi, ora speriamo che con, non essendoci più, come posso dire, un motivo politico di tenere bloccate queste opere, si riesca comunque nelle prossime settimane a sbloccarle. Però è evidente che Conte stava stressando. La scommessa era sicuramente quella di cercare di uscire da questa situazione cercando di trovare una finestra che fosse il più congeniale possibile a una crisi. Credo che l'analisi in parte sia esatta non tanto perché si pensava che si sarebbe comunque andate alle elezioni, ma siccome si doveva passare di lì e si doveva passare dalle forche caudine, cercare in qualche modo di farlo col minor danno possibile. Devo dire che in parte c'è stato, perché noi siamo calati nei sondaggi, ma oggi i sondaggi ci dicono che comunque la Lega si è attestata intorno al 33-33,5%, quindi una percentuale di fatto simile a quella delle europee. È evidente che quell'esperienza era finita da mesi, è evidente perché se ne è parlato anche in questi giorni Camera e Senato, quando Conte ha parlato di sgrammaticature. Ora, noi va bene tutto, ma noi siamo in una situazione dove in un contratto di governo c'erano alcune cose. Io devo dire che appena sono stato condannato in primo grado, in 5 minuti ho telefonato a Conte, mi sono dimesso perché c'era un accordo con un altro partito, perché il procuratore generale che mi ha condannato è andato sui giornali a dire la condanna, faccio presente che è in primo grado, quindi per me Rixi non si deve dimettere da vice ministro. Non è che l'ho detto io. Dopodiché, siccome c'era un accordo, abbiamo mantenuto. La stessa cosa non è venuta con Siri. Al di là di tutto, nel contratto c'era scritto che per quelle cose lì doveva almeno essere rinviato a giudizio, cosa che non è ancora avvenuta adesso. Cioè, è finito il governo, nel frattempo, e non ha speso il Premier una parola a difesa di nessuno, mentre invece ha sempre difeso, cioè lui ha sempre fatto l'arbitro, ma come in quelle partite di calcio dove i rigori vengono assegnati solo a una squadra, mentre l'altra può dare delle mazzate come vuole, ma l'arbitro è sempre distratto e non vede. Quindi questo è stato un tema che ha logorato i rapporti. E l'altro tema è che per noi è chiaro che anche l'atteggiamento avuto dopo le elezioni europee. Quindi c'erano delle considerazioni di maggioranza sul commissario europeo, non a caso Conte ha aspettato il più possibile sulla nomina del commissario europeo, per cui siamo arrivati al paradosso che chi ha perso le elezioni in Europa al commissario europeo e chi le ha vinte anche quando era al governo non è riuscito a nominare un commissario europeo. E così come anche la strategia europea che era stata stabilita con Conte, ma Conte ha fatto una partita per conto suo, per cercare di isolare la Lega in Europa. Quindi noi abbiamo reagito a un'azione che è partita, e lo sappiamo tutti, dalle elezioni europee. Per la prima volta una maggioranza, abbiamo avuto No, ma tutto il mese infatti di per tutto maggio abbiamo, un per tutto il partito mese di alleato che maggio, insultava per tutto il l'altro mese di partito maggio ci siamo alleato. chiesti e tutti si chiedevano in tante puntate di Omnibus, anche nelle varie Però prima di lasciare un trasmissioni. governo bisogna anche cercare, come così, di chiudere tutti i percorsi che sono intrapresi, perché se no noi oggi non avremo che il 25 di settembre
l'impalcato del ponte di Genova, il primo pezzo viene messo su. Probabilmente sarebbe una delle tante opere ferme e tutti, ma soprattutto il Paese, ne risentirebbe. Quindi abbiamo cercato, facendo anche degli errori, nel senso che poi comunicativamente, insomma, quando si fa cadere un governo scattano una serie di meccanismi, di minimizzare i danni, sapendo che ormai il governo non andava più avanti. Solo una domanda.